Allora, finalmente lunedì prossimo ci vediamo. No, guarda che non è cambiato niente. La fase 2 è identica alla fase 1, non si esce di casa. Sì, lo so, però hanno detto anche che i fidanzati si possono vedere, quindi io e te siamo a posto. Cioè, quindi tu mi stai dicendo che pensi che io e te... Penso a cosa, scusa? Dai, hai capito? No. Sì, hai capito benissimo. Ma no, non ho capito cosa. Pensi che io e te siamo fidanzati? Eh beh, sì. Oddio. Aiuto. Ma cosa c'è? Mi sta venendo un attacco di panico. Ma perché ti ho detto che siamo fidanzati? Non dire quella parola! Perché Ma perché non posso dirlo, scusa? non è vera. Io non sono fidanzata con nessuno. Ma se abbiamo anche lo stesso abbonamento Netflix? Ma chi se ne frega, non lo guardo mai. Ho capito, ma per esempio la mia macchina in questo momento è nel tuo garage. Sì, sta lì chiusa da febbraio, io ho anche l'ansia di guidare, quindi non la uso. Vabbè, allora negli ultimi 9 anni ci siamo visti praticamente tutti i giorni. Il tempo è relativo, lo sai benissimo, non c'entra nulla. Ho capito, ma 9 anni sono 9 anni, oh! Ma cosa fai? Sto cercando il mio Xanax, ne ho bisogno. Ma quale Xanax? Ma bisogno di che cosa? Ma qual è il problema se ti dico che siamo fidanzati? Qual è il problema? Il problema è che se siamo fidanzati vuol dire che poi ci dobbiamo sposare e avere dei figli. A quel punto tu mi vedrai solo come una madre e tutto sarà totalmente finito. E giorno dopo giorno io mi sentirò sempre più sola e abbandonata, finché non realizzerò che non ho più un futuro, non ho una prospettiva e ormai sono troppo vecchia. Invece tu ti sarai rifatto una bella vita con una donna più giovane, più bella, attraente di me. Ecco qual è il problema. Senti, va bene, allora se questo è quello che pensi, ne prenderò atto e andrò avanti. Cosa devo fare? Cioè? Cioè che se dopo 9 anni ti dico che siamo fidanzati, sei lì a metterti lo Xanax sotto la lingua, farò le mie scelte. Ma in che senso? Cosa stai dicendo? Che se non mi vuoi, me ne farò una ragione. Ma vedi che come al solito non hai capito niente? Io voglio vederti anch'io. Allora sì, hai ragione, non ho capito niente. Mi manchi tantissimo, io non vivo senza di te, e questa è la verità. Ma neanche io. Allora dov'è il problema? Lunedì ci vediamo? No! Perché sennò vuol dire che siamo fidanzati. Senti, ho capito, ma il decreto lo dice chiaramente, ci si può vedere solo se si è fidanzati, affini o affetti stabili. Aspetta, ripeti? Fidanzati, affini o affetti stabili? Affini? Ma sì, non ho capito manco io che caspita voglia dire, lo sai com'è? Anch'io non lo so, però sicuramente vuol dire che non siamo fidanzati. Beh? E beh, allora vieni subito qui, affine mio. Ma sei sicura? Sì, ti affino io. Tanto, tanto, tanto. Ma anch'io ti voglio affinare tutta. Sì, dai, non vedo l'ora. Io ti affino tantissimo. Tantissimo. Io ti affino come neanche Goethe affinava. Che bello, non vedo l'ora. Affiniamoci, 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 Affiniamoci. affiniamo, affini, 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 Affiniamoci. affini, 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 aff
Estremi rimedi.